Manuela Ventura, giuria della prima edizione del noto International Film Festival. Sono delle opere molto diverse, ognuna è diversa, c'è qualche tema magari ricorrente, ma sono molto diverse. È stato difficile e complicato? Quanto vi ha portato via questo lavoro? Sicuramente è stato interessante. La valutazione, la visione di tutte le proposte che sono arrivate, personalmente mi ha fatto molto piacere, proprio per quello che diceva della varietà, insomma, di proposte, sia registiche che tematiche, anche di attoriali, per cui è stato un momento bello, importante di riflessione, di confronto anche all'interno della giuria. Anche le tematiche, sia quelle dei documentari che quelle dei film, delle fiction particolari, questo bisogno di ricercare sempre, insomma, delle particolarità del tema che riguarda l'essere umano nell'amore, nella solitudine, nella difficoltà all'interno del tessuto sociale per chi ha disabilità e così via dicendo. Per cui prima ancora di porsi come giurato, io l'ho guardato da spettatrice tutto il lavoro che è stato proposto, e questo mi ha fatto molto piacere. Il momento della decisione è sicuramente difficile, perché uno vorrebbe dare i premi a tutti, perché da attrice, e quindi conoscendo tutto quello che c'è dietro, so quanta fatica c'è comunque dietro la realizzazione di questi prodotti, quanta passione, quanta interesse c'è di voler comunicare, di volersi fare conoscere. Quindi è stato per me un momento bello di osservazione e di valutazione. Qualcosa, senza svelare chiaramente quelli che sono i verdetti, ma qualcosa che, diciamo, ti ha colpito particolarmente, magari un progresso relativamente alla capacità di racconto, perché comunque parliamo di corti, non è sempre facile dipanare una storia. Sicuramente il corto è difficile, cioè come genere è proprio difficile da ideare, da realizzare e poi anche da proporre. Sappiamo che poi il mercato del corto è proprio quello relativo ai festival, e quindi ci sono stati alcuni corti sicuramente tecnicamente più ricercati, alcuni invece che nella tematica hanno mostrato maggiore originalità, alcuni anche appunto nella regia e nella direzione degli attori hanno colpito particolarmente. Progetti invece di Manuela Ventura? Questo è stato un anno intenso e bello, perché ho ultimato le riprese di una fiction che ha avuto un grande seguito, che è Questo nostro amore, che vedrà la terza serie appunto, penso a novembre, Questo nostro amore 80 per Rai 1, e poi ancora ho partecipato a due film TV importanti per me, uno su Rocco Chinnici con la regia di Michele Soavi e con protagonista Sergio Castellitto, nel quale io appunto faccio il ruolo della moglie di Chinnici, Tina Passalacqua, e un altro ambientato a Catania, per cui nella mia città, e sono stata felice di partecipare a questo progetto, sulla storia di Giuseppe Fava, il giornalista noto per la sua battaglia e ahimè poi per la conclusione tragica che lo ha coinvolto, per la regia di Daniele Vicari con protagonista Fabrizio Gifuni. Quindi prossimamente poi tra l'autunno e il nuovo anno arriveranno questi prodotti in TV, e poi io mi continuo a dedicare alla formazione, insegno recitazione, sì, infatti anche qui presto cominceremo lo stage formativo con Fabrizio Ferracane, un collega che stimo immensamente, un amico
di cuore. Un saluto al Noto International Film Festival e grazie comunque da parte nostra per la partecipazione, ma un tuo saluto. Un saluto grande e sentito. E ringrazio io il festival di avermi coinvolto, essere presente alla prima edizione mi dà grande piacere, queste energie spese in una maniera molto sentita sono state bellissime, quindi complimenti, speriamo di vederci nelle prossime edizioni e in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Grazie.